cover this way and that. Rain fall down, vines grow up in this hotbed of primeval love. The earth is red, trees green, blue, monkey swings on a branch out of blue. Lying here in the tall, dank night in this our love ancestry, back we go, step by step, where we lie innocent and soul to soul at night in the garden of earthly delight. Run to the foot of you. Whoa, camouflaged in the long wet grass, wearing nothing but your love, sweet man. Cosa avete mangiato questa sera e come vi siete trovati? Benissimo, come al solito. Abbiamo mangiato una battuta di carne stupenda, una bistecca fantastica, quindi. E tanti anni che venite qui? Sono 5 anni, quindi direi che ci troviamo abbastanza bene. E lei cosa dice di questo locale? Molto carino, si mangia bene, vicino a casa, sì, molto accogliente anche. Prezzo? Molto abbordabile, certo, sì sì, decisamente. Grazie. Come la pizza questa sera? La pizza è squisita come sempre. Voi siete clienti abituali? Sì, 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 abbastanza, insomma. Ce la mangiamo qui o ce la portiamo a casa, ma vi veniamo sempre qui. Qual è la pizza più buona, secondo lei, da Silvestro? Per me è Diavola, col salamino piccante. La mia preferita, prendo sempre questa. Allora, come mai da Silvestro vi trovate bene? Perché qui si mangia il pesce buonissimo. Lei cosa ha mangiato di buono? Pesce, naturalmente pesce. Ogni tanto veniamo con il mio amico e ci piace venire in questo ristorante appunto perché è ottimo. Un altro piatto che piace particolarmente? Spaghetti con le vongole. Buon proseguimento, grazie. Lei è una cliente abituale? Direi di sì, sì, sì. Cosa mangia di solito? Cosa le piace mangiare? La pizza, ovviamente, sì. Com'è questa pizza? Stasera ho mangiato le cozze, però. Ho mangiato le cozze. Erano molto... Sono forti anche sul pesce? Sì, sì, vanno molto bene sul pesce. Ma poi sono molto gentili, soprattutto. Lei invece cosa ha mangiato? La pizza, ottima, morbida, squisita, molto saporita, mi è piaciuto, e la farinata. Anche lei ha preso la farinata? No, io ho preso le cozze. Da buon tarantino ho preso le cozze alla tarantina. Certo, le cozze migliori del mondo. Certo. Grazie, buon proseguimento. Gianfranco, da 16 anni voi siete un risto pizzeria molto gettonato qui a Torino, fate il disco farcito più buono del mondo, che è veramente indimenticabile, però non fate solo una buona pizza, fate anche una grande cucina, perché c'è anche uno chef vicino al pizzaiolo. Da cosa cominciamo? Dalla pizza o dalla cucina? Dalla pizza. Diciamo che noi con la pizza siamo molto forti, il nostro forte è la cucina, facciamo dei piatti anche di pesce, di grigliate di carne, grigliate di pesce. Qual è il segreto per fare una buona pizza, tanto per cominciare? L'impasto è molto importante, ma anche dei condimenti, della qualità dei prodotti validi. Un locale tra l'altro sempre pieno, perché comunque c'è tanta gente, che tanti clienti affezionati, no? Certo, come si è visto questa sera, cioè, più che altro andiamo anche su prenotazione, perché a volte non c'è posto dove poter mettere
i nostri clienti. Ecco, se tu dovessi fare un'analisi di questo successo che dura ormai da 16 anni, cosa diresti? Perché il Silvestro ha tanto successo e lavora così bene? Innanzitutto penso che questione di costanza, serietà e prodotti validi. Voi tra l'altro siete dei grandi professionisti, una squadra veramente stupenda. Vuoi dire anche i nomi di chi lavora con te? Sì, io direi che non mi sento nemmeno un titolare, per dire, mi sento un collega, perché ho dei collaboratori, diciamo, validi, molto affiatati tra di loro, e questo il lavoro comporta una cosa positiva. Un grande lavoro di squadra. Parliamo anche di cosa si beve. Voi avete birra alla spina, chiara e rossa, e anche del buon vino. Certo, sì. Abbiamo dei rossi validi, bianchi validi. Abbiamo dei vini a seconda di un'esigenza che ha. In questo periodo qual è un piatto che tu ti senti di consigliare a uno che non è mai venuto qui e ancora non vi conosce? Il nostro piatto in questo momento, diciamo che facciamo un fritto misto, lo chiamiamo fritto estivo, con delle verdure in agrodolce che va, è molto richiesto dai nostri clienti. Quindi un fritto di pesce? Sì, con delle verdure. Allora io ti faccio un'ultima domanda e una curiosità: perché si chiama Silvestro? Silvestro si chiama perché garantiamo al cliente serietà, prodotti prima qualità, molto scelti, e siamo qua come se fosse sempre il primo giorno. Benissimo, allora Silvestro, un nome anche simpatico, ricorda un po' il cartone animato, Gianfranco è un grande professionista che sa darci sempre qualità, materia prima e tanta simpatia, no? Perché siete anche una bella squadra. Grazie, io vi ringrazio di questa serata, è stata una grande sorpresa, vi ringrazio a tutti. Come si è trovato in questo locale? Ma direi molto bene, siamo clienti abbastanza abituali, veniamo qui soprattutto perché comunque la pizzeria e il ristorante rispecchiano qualità, serietà e professionalità. Lei cosa ha mangiato di buono stasera? Io ho mangiato dei scampi e gamberi fritti, e una insalatina. E... Tutto buono? Sì, tutto buonissimo. Grazie e buon proseguimento. Welcome to the Pizzeria Silvestro, the only restaurant where we speak different languages. Our specialties are pizza, fish and nice grilled meat. Bienvenue pour tous les gens du restaurant Silvestro. Pour tous les gens qui servent le restaurant Silvestro, il y a de boissons, de manger. Il y a bien ici en Italie, à Turin, en Corsa Trapani 110. Compliments pour tout ça. En arabe, هني ان المستخدمين الذين يخدمون ريستورانتي سيلفسترو بير للاكل الايطالي، الاكل الايطالي والبوسون الايطالي. اتمنى من جميع الناس الذين يسمعونني ان ياتون هنا. Bine ați venit în pizzeria Silvestro. Vă pregăm să veniți să mâncați la noi, să avem multe preparări foarte gustoase.